Ciao a tutti, oggi apriamo insieme una mystery box piena di gioielli e sorprese. Scopriamo insieme cosa ho trovato. Un sacchettino con tante cosine Di gioielli e accessori comprati su Vinted. Troveremo collane, orecchini, anelli e chissà altro. Sarà un vero tesoro o una delusione? E se vi va, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure e nuovi video. Per primo troviamo una collana di perle molto molto lunga. Il prossimo oggetto è un anello bigiotteria, è molto molto be bello, con colore argento con questa pietra in mezzo, che è davvero un pochino mi sembra un'antica. Poi abbiamo due molette per i capelli. Poi è questo braccialetto di un po' di anni fa che ho visto di Brill, che è molto molto elegante, diciamo che possiamo portare come una collana. Per il bracciale dobbiamo girare almeno due volte. Questi orecchini, diciamo estivi, sono abbastanza carini, ma da scartare. Poi questa collanina, che non ho capito che cosa c'era attaccato davanti, poi qua dietro c'è qualche punzonatura da vedere, da pulire, e poi vediamo se scartiamo o lo lasciamo, utilizziamo da qualche parte. Poi vediamo questo, e sarà un orecchino con tutte queste cerchie, anche lui da pulire un attimo, e poi vediamo se possiamo utilizzare o da scartare. Un orologio non funzionante, carino, serve vedere, forse cambiare la batteria, ma penso da una parte carino. Poi ecco qua, questo è l'altro orecchino che abbiamo visto prima. Anche loro dobbiamo capire, valutare se valgono qualcosa o da scartare. Poi questa collanina con questo in mezzo, questo coso, non so come chiamare. Adesso vediamo due orecchini a cerchio, belli grandi, e con tutti questi vetri da pulire, da vedere se va bene. Poi abbiamo tantissimi bracciali rigidi, anche questi fatti molto molto bene per la bigiotteria, e vediamo. Poi abbiamo questi due orecchini che sono abbastanza carini, ragazzi, da pulire, da vedere. Questi orecchini proprio non saprei rispondere. Poi anche sono un pochino sporchi e da scartare subito perché non mi piacciono. Poi abbiamo questi altri due orecchini, sono carini, con color viola.
questo braccialetto per i bambini, che è anche molto molto interessante perché fa il suono e poi tutti questi colori tra animaletti, campanelline. Manca una, ma questa non è un problema, che posso attaccare io. Vediamo, e ultimo, questo braccialetto. Diciamo, anche questo più o meno è carino. Beh ragazzi, questa Mystery Box mi ha riservato qualche sorpresa, diciamo così, ma importante è divertirsi, no? E voi avete mai fatto un acquisto impulsivo che si è rivelato un vero affare? Le sorprese non finiscono qui, nel prossimo video vi mostrerò come ho deciso di abbinare queste gioielle per creare dei look davvero unici, non mancate. E questo è tutto per oggi ragazzi, spero vi è piaciuto scoprire insieme a me i tesori nascosti in questa mystery box. Cosa ne pensate dei miei acquisti? Fatemi sapere nei commenti quale gioiello vi è piaciuto di più e se vi va iscrivetevi al canale per non perderti le prossime avventure.